Ciao! Allora, oggi vi parlo di uno dei miei argomenti preferiti e quindi i trattamenti per il contorno occhi. Ma prima di iniziare, se vi state chiedendo come ho fatto a farmi i boccoli, sono proprio boccolosi, non ne ho la minima idea. Li ho legati, sono andata a letto e stamattina erano boccolosi. Volessi farlo, non ci riuscirei mai. Ma comunque, veniamo al video e oggi vi parlo del trattamento per contorno occhi di Bottega Verde. Questo alla uva rossa, trattamento contorno occhi anti-età idratante con estratto di uva rossa di Tenuta Massaini per pelli normali. Dice di contenere il 95% di ingredienti di origine naturale e cercando la confezione qui, 15 ml, prezzo di 19,99, ma adesso in promozione l'ho segnato a 9,99, quindi è anche un buon prezzo. Allora, intanto ve lo mostro e poi leggiamo cosa dice. È questo qui, classico. Questa è la confezione e quindi. Ok, allora, prima di tutto, 95% di ingredienti di origine naturale. Sì, effettivamente ha un buon inci. Non completamente verde, ma comunque un buon inci e questa è una cosa interessante, soprattutto visto il prezzo perché è accessibile. E ora vediamo se dice qualcosa in più. Da dove proviene non ci interessa, gli ingredienti ve li ho detti. No. Come usarlo? Beh, direi che possiamo farcela e niente, visto che non c'è nient'altro di indicazioni, direi che vi faccio vedere la texture e l'applicazione. Allora, cosa dire di questo trattamento? Intanto che è bello leggero, non ho fatto vedere forse l'applicatore, ma è il classico applicatore con il beccuccio, basta poco prodotto, si massaggia ed è picchiettando, assorbe immediatamente, va benissimo anche da applicare la mattina come base per il make-up, ho detto che assorbe subito, non è luminoso e cos'altro dire? È il profumo, delicatissimo. Come mai c'è ancora così tanto prodotto dentro? Cioè. Bene, così faccio vedere la texture anche in diretta. Vedete che assorbe quasi immediatamente. E profumo quasi assente, come vi ho detto, perfetto per i contorno occhi. E adesso ce lo massaggiamo, ci facciamo anche un bel impacco. Perché era tanto. E ho pensato che forse ce n'era rimasto un po' perché sono andata a schiacciarlo. Come vedete, lo schiaccio sempre. Ma veniamo alle cose importanti. Allora, trattamento anti-età idratante. Dunque, idratante sì, non è pesante perché è leggero, è fluido, guardate, è già completamente assorbito, si stende benissimo ed è un leggero picchiettio e poi andando a picchiettare va anche un attimo a drenare le borse. Quindi perfetto la mattina, ma anche la sera sul contorno occhi stanco, davvero fantastico. E altre cose che devo dirvi, idratante, sì, ha un buon potere idratante, quindi è perfetto per andare a contrastare i segni del tempo, per andare a tenere i contorno occhi elastico, evitare che si formino e ancora. Ha finito di suonare? Se no lo metto in silenzioso.
ed è andare a contrastare la comparsa di segni di espressione, nuove rughe, ecco. Non va a sparire quelle che ci sono già, ovviamente, ma combatte la comparsa di nuove, e questo è importante. Allora, antietà per questo combatte i segni del tempo. Io lo trovo valido ed è per tutti i contornocchi, di tutte le, forse lo dice, per i normali, di tutte le età, perché quando siamo giovani questo è leggero, idratante, quindi basta picchiettare un attimo e ve lo tiene ben idratato e vi evita la comparsa dei segni del tempo. Se li avete già, con questa formulazione va a idratarlo e quindi lo tiene morbido ed evita che ne compaiano di nuovi. Quindi, visto il prezzo e visto l'inci, è adatto un po' a tutte le esigenze. Certo, non fa più di essere idratante, ma è quello che dice ed è quello che fa e mantiene le promesse. Stavo leggendo, con estratto di uva rossa, esatto, l'uva rossa aiuta a proteggere dai radicali liberi. Quindi, visto anche la fragile zona dei contornocchi, è un'ottima cosa. Niente, io leggevo un attimo se nelle indicazioni ho scritto qualcos'altro, ma direi che comunque vi ho detto tutto ed non ha 0% di parabeni, eccessori di formaldeide, oli minerali, siliconi, coloranti, profumo e PEG. Quindi ecco perché è così poco, è poco profumato. L'uva rossa, ve l'ho detta, un estratto d'attività antiossidante e antietà, ve l'ho detto. E quindi vi ho detto tutto, senza leggere vi sono riuscita a dire tutto. Niente, mantiene le promesse e a me è piaciuto e sinceramente ve lo consiglio. Se volete un contornocchi idratante a un buon prezzo con anche un buon inci. Non è biologico, non è vegan, non è niente, ma un buon inci per essere di Bottega Verde. Quindi mi è piaciuto. Ora io qui sotto voglio sapere da voi se l'avete provato, come vi siete trovate, oppure se vi ho incuriosito, se con le promozioni. Tenete d'occhio le promozioni periodiche, quelle online che fanno gli outlet o gli sconti di certe giornate, oppure quelle cartoline periodiche che arrivano a casa, perché si può trovare davvero a dei buoni prezzi. Vi ho detto 9,99, ma anche a meno ogni tanto. Quindi comunque 10 euro per un contornocchi è un buon prezzo. E niente, io spero sia stato utile, avervi fatto conoscere magari un prodotto nuovo che non conoscevate e vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao! Sono qui, ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!